Marco Benedetti, neo collaboratore di AV Magazine, ormai ufficiale. Cioè. Siamo nella sala stampa, oggi è sabato 21 maggio, dove ci sei, hai girato, hai avuto tempo per girare, quindi voglio adesso sapere innanzitutto com'è la sensazione, quello che hai visto, cosa ti è piaciuto, ma soprattutto cosa non ti è piaciuto. Cosa perché non mi è piaciuto. Ma guarda, io come tutte le ultime volte, credo le ultime 5-6, dopo mezz'ora che sono dal mio arrivo in fiera, dico che cavolo sono venuto a fare a Monaco questa volta. Addirittura? Ogni volta. Sì. Poi vabbè, per noi ammorbidisco. Per noi è anche un'occasione sì. Rivedere vabbè, gli operatori, sì. Fare delle chiacchiere, poi insomma sì. Ci vedremo quasi da 3 anni sì. Ormai. Guarda, il motivo vero infatti per cui vado alle fiere, cioè, chiaro che non è che vado alle fiere a vedere i prodotti, anche perché io mi occupo di una cosa molto di nicchia, per cui vuol dire la nuova testina di altissimo livello. Sì, non è questa la sede per ascoltare. E mi rendo conto che non è molto democratico, ma io non sono mai stato interessato ai prodotti entry level, salvo pochissime occasioni, cioè qualche volta mi è capitato nella carriera di vedere un prodotto entry level e dico porca mia, questa è veramente una cosa interessante, la provo, ma insomma non è per me, non sono un divulgatore ecumenico, non lo sono mai stato. Però scusami, tu sei anche oltre che appassionato, sì. Verticale, sull'analogico, testina, sì. Ok, anche diffusori particolari, sì. Però sei anche uno storico competente sul digitale. Sì, la cosa ridicola infatti che sono considerato il Michael Fremer italiano. Forse eri, sì. Adesso sì, almeno Michael Fremer l'ho incontrato ieri, mi ha presentato un suo amico, lui è il Mickey italiano, è molto simpatico Michael. No, comunque, sì. Tornando a bomba, dal punto di vista di nuovi giradischi, nuove testine, novità non ce ne sono, anche se io una testina nuova... C'è il Nagra, attenzione. C'è il Nagra, ma ho visto anche una testina... Vabbè, te la faccio vedere, sempre di fascia troppo economica forse per te, maledetto. Mm-hmm. Delle novità invece sì, sul digitale ci sono. Sì, no, infatti tu mi dicevi il digitale, io in realtà ho iniziato a scrivere spiegando come si masterizzavano i CD audio, perché parliamo degli fine anni 90, era banale, adesso fa ridere, ma non era banale riuscire a masterizzare l'audio, farlo gapless per esempio, no? Il mio primo articolo su Audio Review fu appunto su come si masterizzava, per cui in effetti vengo dal digitale che ho iniziato con questo. E guarda, ormai bisogna ammettere che il vinile è una cosa, è un gioco, cioè la differenza, cioè, per carità, col mio setup, che però è un setup che è difficile mettere su, non, a prescindere dal costo proprio, a trovarli i pezzi. Sì. È impegnativo anche dal punto sì. di vista economico, però effettivamente sono anche pezzi difficili da trovare. Esatto, sì, a prescindere da questo. Sì, suona ancora meglio il vinile del digitale a casa mia, però tutta sta differenza. Vabbè, questo lo approfondiremo presto. Sì, sì, questo vabbè, faremo delle cose. È chiaro che lì c'è un modo un po' romantico, anche nostalgico, andare lì, mettere il disco, così. Con tutto che io non sono di quelli che fanno il rito, no? la pulire, sono questi che ci mettono mezzo minuto a mettere un disco. Io cambio il vinile più rapidamente del CD, vabbè col 927, con l'MT che è una macchina professionale che è prevista per essere usata così. Digitale, guarda, ci sono delle cose che stanno andando in direzione opposta a come vediamo noi l'alta fedeltà, noi della vecchia scuola. Cioè, vedo le cose che vanno verso diverse fruizioni. Io ho visto un bussolotto, poi mi hanno spiegato che è un GBL, perché appunto sono un pochino fuori da questi ultimi 3 anni, non ho proprio neanche letto le news di audio, ho pensato veramente ad altro. Visto così con un bussolotto così che la gente si porta appresso. E non ho capito se è la nuova versione ti ricordi la radione da portoricano, no? Sì. Quella pre-Walkman. Sembra che siamo ritornati al coso che produce musica non dentro i tuoi padiglioni acustici. Però al di là del digitale o dell'analogico, qui ci sono dei sistemi sì.
impegnativi, sì, economici, tirati a lucido, qualcuno l'avrei ascoltato. Sì, ma guarda, vuoi che ti dico le sale che suonano bene in fiera? Oh, anche quelle che suonano male, cioè, sì, noi non ci abbiamo proprio di niente. Sì, 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 no, guarda. Allora, guarda, non ho sentito tutti gli impianti, ovviamente. No, questo è impossibile. Sì, sì, appunto. Dunque, quello che... Ancor più che in alcune sale è impossibile ascoltare, sia per la qualità delle incisioni che, sì, che riproducono, ma anche per l'educazione delle persone, perché parlano, sì, cioè, sì, non è possibile. Sì, in ogni caso il giudizio che dai su un ascolto in fiera è sempre molto relativo, e ci sono quelli che appunto ci guardano a queste cose, e quelli che se ne fregano e fanno soltanto la fiera commerciale. Perché questa, in effetti, cioè, tutti i primi due giorni è una fiera commerciale, molti non interessa assolutamente far sentire l'impianto, vogliono soltanto parlare con gli operatori, e va benissimo, secondo me è giusto. Guarda, però ci siamo anche noi, e quindi facciamo il nostro lavoro, ascoltiamo e diciamo. E diciamo, guarda, l'impianto che suona meglio, cioè complessivamente fra quelli che ho sentito, è uno degli impianti dell'improntatore più importante, come si chiama? Quello che c'ha è Wilson Audio, tra le altre cose. Wilson Audio Reference. Audio Reference, sì. Il nome, sì. Ecco, è quello con, guarda caso, con i Siegfried, con i VTL Siegfried. Poi dici, guarda caso, c'è quello che ritengo il miglior finale, ma è in commercio. Complessivamente quello è l'impianto che ho sentito suonare meglio. Per dire, l'ultima o la penultima volta che sono stato qui, l'impianto che suonava meglio era sempre con i Siegfried, con dei diffusori Steinheim. Cioè, da quello che sento nelle fiere, cioè, sembra che quello che io penso di questo amplificatore è vero, perché a prescindere da, sì, dal, okay, non è che basta l'amplificatore, non è che, con tutto rispetto per Indiana Line, non, certo, è che metti delle diva Indiana Line con i Siegfried, sì, sì, certo, okay. Però appunto rimane con i prodotti a livello. Ecco, devo dire, mi piacerebbe sentire i Siegfried con quelle che invece sono i diffusori migliori che ho sentito. Sono i Sigma Acoustic, sono italiani, e fa Aldo Zaninello, si chiama. E guarda, io ho sentito la prima volta questi diffusori a Monaco un po' di anni fa, perché in Italia non l'avevo mai visti. Mi ricordo, lui mi bloccò, dice: ah, Benedetti, venga a sentire le mie casse. C'è anche un po' tubante, perché sai, insomma, uno non conosce, magari questo è un cantinaro. Invece lo sento, dico: camisina, suonava veramente bene. E quest'anno, infatti, sono andato io a cercare lui, perché sapevo che c'era, fammi sentire il suo, effettivamente. Cioè, fatta la tara, che lui aveva degli amplificatori classe D e suonava più o meno come il VTL con le Alexia, eravamo a quel livello. Guarda, qui è un giudizio più sulla mia capacità di illuderti che sia suono vero, okay. Cioè, poi vai a vedere, magari la risposta in frequenza non era perfetta, cosa del genere, però per dire, tu senti suono e dici: ma potrebbe essere vero. Poi altre cose che ho visto come operazione tecnologica, è molto interessante il giradischi Nagra. Certo, 70 esemplari a 140.000 euro l'uno, che lascia un po' il tempo che trova. Ecco, sicuramente lì, sai che io odio la trasmissione a cinghia dei giradischi. E lì vedi che la cinghia è usata, e non è usata per il motivo per cui veniva usata la cinghia in origine. Cioè, la cinghia viene usata proprio perché non è precisa e ammorbidiva gli scatti fra un po' l'altro del motore, perché questo era il problema. Qui invece è proprio una... c'è un controllo della velocità che è a livello di trazione diretta e tutto quanto. E devo dire, è costruito in maniera... costruito come costruisce Nagra. Cioè, Nagra sono belli anche da spenti, no? C'hanno sta cosa. Poi comunque è all'interno di un impianto comunque, sì, importante. Una catena tutta Nagra, anche questo con le Wilson. Però, secondo me la sala Nagra è troppo assorbente, per cui se devo giudicare il suono dell'impianto, non... cioè, qualche anno fa gli detti il premio del sound, stavolta l'ho trovato un pochino troppo asciutto. Un pochino asciutto, ma una questione di, secondo me, di trattamento acustico. E poi che altre cose ho visto belle? Ma
poche, devo dire. Invece cosa non ti è piaciuto, proprio cosa... Cosa non mi è piaciuto? Guarda, ci sono troppe persone che hanno sbagliato mestiere. Cioè, vabbè, non parliamo delle persone, parliamo del sistema, del diffusore, dell'impianto, della sala. Sì, ma sai, ho capito, ma se tu entri in una sala e ti trovi una persona che non saprebbe vendere l'acqua nel deserto, perché tanto è scontrosa, sgradevole, maleducata, presuntuosa, scegliti di vari aggettivi, e poi a un certo punto manco lo guardi il prodotto. Guarda, è importante te chi ti vende il prodotto. E molti, veramente c'è da chiedersi che ci stanno a fare qua. Questo, devo dire, stanno migliorando gli italiani, perché questa era una cosa che io notavo, nei primi anni che venivo alle fiere, dicevo, porca miseria, vedi questi stranieri, vedi che sono professionali, ti stanno appresto, mentre gli italiani hanno... Devo dire, adesso c'è stato un livellamento verso il basso, ovvero anche gli stranieri si sono adeguati a questo penoso livello. Poi degli italiani ce ne sono tanti, ho visto tanti italiani, cioè tanti espositori. Non solo tanti colleghi rivenditori, no? Proprio certo. Salette di aziende italiane con italiani. Beh certo, per forza, dopo il piacere che gli hanno fatto dell'associazione che non nomino dei distributori italiani che hanno ucciso il Tepa, che sono 10 anni, 2012. Sì, esattamente 10 anni. È chiaro, hanno ucciso la gallina dalle uova d'oro. Vabbè, hanno ucciso lì, vabbè, un po'... Ma lì forse... Erano fini di soldi anche. Ma senti, io vorrei capire, negli ultimi anni abbiamo avuto persone come Giulio Cesare Ricci che organizzava delle fiere. Se Giulio Cesare riesce a trasformare un business in una fiera, se quello, come si chiama, Zaini, sicuramente non ci rimette a fare la sua fiera, se no non la farebbe, anche perché non è che non mi sembra... No, vabbè, adesso ho capito cosa vuoi dire, cioè come mai sì. Non l'hanno fatto neanche loro. Allora, se loro hanno fatto andare a puttane, si può dire puttane? Sì, penso di sì. Se non lo tagliamo. Il top audio, evidentemente c'era qualcosa, ma Di Marcio in alto, perché non si spiega, cioè, le fiere le fanno dappertutto, in Italia non si può più fare una fiera seria, per cui grazie a questo è chiaro che la gente non sta più al top audio e viene a Monaco, giustamente, allo espositore. Che poi voglio dire, le sale di ascolto, se vogliamo parlare della fiera, adesso l'Inter sta un po' imparando, visto qualcuno si è portato i pannelli, praticamente hanno fatto una stanza dentro la stanza, non rifoderando tutto, perché non sono sale da audio con queste vetrate, queste vanno bene per le fiere di vestiti e scarpe, che come vediamo infatti nei padiglioni accanto, che non sono occupati. Sì. E poi che altro? No, sto pensando se ho visto altre cose interessanti, però francamente no, ma ovvero ci sono anche delle cose che non interessano a me, attenzione, quando dico che non è interessante è che non interessa a me, perché per dire, a me la musica portatile interessa molto poco, per cui tutti questi sistemi... Vabbè, per esempio gli streamer... di qualità, ovvero sì. Con audio che non è più compresso come sì. So, Qobuz, Tidal che hanno comunque dei sistemi di qualità superiore, e ci sono streamer con DAC di qualità che sono, cominciano ad essere interessanti. No, assolutamente, guarda, io penso che uno dei problemi che fra un po' scoppierà, secondo me, quando la gente dirà che il re è nudo, è che ormai, soprattutto sul digitale, sui DAC, la differenza fra il prodotto entry level e il top è troppo bassa. Io ho sentito. Cioè, c'è un gap piccolo di qualità e troppo elevato di prezzo. Allora, se vogliamo, il prodotto economico suona troppo bene. Sono troppo bene perché valga la pena. Per carità, io c'ho un DAC che è in 3 telai con un DAC centrale, alimentazione, clock separato. E non ti dico quanto costa. Lo so quanto costa. Lo so, sì, lo so che lo sai.
sono quelle cose che dici, vabbè, sono... Però hai accettato la mia sfida, quindi, ma ne riparleremo in un altro momento. Sì, sì, no, ma io, guarda, io sono contrario per principio all'atteggiamento forcaiolo dell'ammazza giganti. È quello che, cioè questo pensare, ah, mi stanno fregando perché... No, vabbè, come nacque la storia, quella là, no? In origine dell'ammazza giganti. Mi dà fastidio quel tipo di atteggiamento che vedo purtroppo anche in molti colleghi che li vede quest'anno, questo atteggiamento aggressivo nel prodotto molto costoso. A volte ti viene anche il sospetto che ci sia un po' di volpe d'uva, no? Dici, ah, non me lo posso permettere, allora mi incazzo. Sì, sì. Perché io diciamo, non ho, ho un lavoro, non ho figli, il mutuo l'ho pagato, se mi voglio comprare un amplificatore che costa come un'automobile lo posso fare, del resto giro in motorino, ho un'automobile che costa meno del mio preamplificatore, per dire. Perché non mi interessa avere un'automobile che va meglio, per dire, qui se comprare l'automobile mi posso comprare secondo. Lo puoi anche permettere perché sì, sì, abiti vicinissimo al posto di lavoro, sì, sì, e ci vai anche a piedi, sì, diciamolo. Sì, sì, no, prescindendo, sì, poi non sei mi un piace. Privilegiato. No, beh, la macchina ce l'ho, però sì, la sì, macchina costa meno del prezzo, non mi interessa. Per cui può darsi che ci abbia un atteggiamento diverso come su questo. Comunque, dai, il bilancio totale di questo Monaco, mettici dentro pure le cene. Ma guarda, il bilancio totale, questo è il ritorno alla vita, e io penso che tutti siamo partiti, che eravamo a rota proprio, no? Non tanto della fiera in sé, ma della vita, perché venire alla fiera, insomma, vedi la vita, vedi il brulicare delle persone, per cui, per dire, ho incontrato persone che non vedevo da 3 anni, che poi non è che sono miei amici, sono persone che incontri alle fiere così, e io mi sono quasi commossa a rincontrare, che so, gli ingegneri Itani della Technics, che vabbè, lì c'è lì un po' di amicizia, devo dire, c'è stato a casa mia col Technics 1200, con l'SP10, quello l'anno. Per incontrare persone del genere ti fa piacere, con te ci vediamo comunque perché siamo in Italia. No, troppo no, il problema è che sono le volte in cui non ci vediamo perché mi dai buca, il problema, ma questo non ne parliamo. No, per cui in generale la fiera, con tutto che è molto ridotta rispetto all'ultima edizione, ci sono molti marchi, molte persone non sono venute. Sì, ma sono... persone, non ci sono dei marchi, ci sono poco più di 500 espositori, mm-hmm, e ci sono, mancano proprio dei pezzi, sì, che non sono occupati, e anche sotto nel piano terra ci sono dei boot che non sono stati presi, quindi c'è molto spazio, però comunque, no, e ci sono anche dei marchi che mancano. Per dire, Merging non è Merging, che è quello che costruisce il mio DAC, DAC non c'è. Sì, poi ci sono anche marchi che hanno scelto di andare altrove, non so perché poi non c'è tempo di andare, non c'è sono Sfaber, per dirti, come mm-hmm, marchio importante, mm-hmm, e tanti altri, adesso non li nominiamo tutti. Sì, per dire, ho visto che qualcuno probabilmente non è potuto venire, non so se dal Giappone possono venire e viaggiare o no. Sì, no, giusto, Itani è venuto, perché Stigborg di Lira non è venuto, per dire, no? Per cui, insomma, si contano un po' di assenze, però insomma c'è un qualcosa di simbolico, secondo me, in questa fiera, nel ricominciare. Comunque, sì, speravo sì, sì, di tirarti fuori qualche questo impianto è una merda, fa schifo, no? No, guarda, queste cose qui, questo impianto è una merda, è una cosa che spero di non averlo mai fatto. Forse ho, dunque, in realtà c'ho delle persone che mi odiano, attenzione, una cosa è privatamente, è una cosa... Certo. Sì. C'ho delle persone che sicuramente mi odiano per dei miei giudizi, per cui sicuramente non ho mai mandato a dire le cose. Però dire questo impianto è una merda è sbagliato. Perché soprattutto in una fiera, non si può dire con i piani. C'è un rispetto minimo da dover
mettere per sì. anche descrivere una fiera del genere, perché poi sono anche gli imprevisti. Sì, sì, certo. Ne sono successi anche in questa fiera, carina, quindi sempre che chi non lavora non sbaglia, no? No, comunque a prescindere da imprevisti e tutto quanto, veramente, e anche a prescindere dal fatto della fiera, perché a un certo punto il suono è, la riproduzione sonora è una cosa soggettiva, e con tutto che sì, io con io e Marco, l'altro Marco e Cicogna, cioè, sono anni che diciamo questa andate ai concerti, perché voi parlate di musica, non avete mai sentito uno strumento vero, non sapete di cosa parlate. Soprattutto quelli acustici, quindi non quelli sì, elettrici. Quelli acustici, di quello si parla, insomma, la fedeltà è quella. Però insomma non è che li possiamo mandare con la pistola alla nuca a sentire i concerti, per cui a un certo punto se a uno gli piace un giradischi il mollacchione tipo un Lin, tanto per non fare i nomi, e vabbè, contento lui, ma dico, ma chi sono io per dirti che questo che fa schifo, cioè, abbiamo il Papa che ha detto chi sono io per parlare, per dire che i gay non vanno in paradiso, io devo andare a bullizzare, perché a un certo punto, anche perché purtroppo o per fortuna il nostro parere ha un peso, viene riportato, per cui insomma sì. Benedetti, diciamo, oggi un po' meno purtroppo, sì. Però sì, sì, no, insomma, però abbiamo, è ancora sì, importante. Sì, non veniamo più trattati da vateti come 20 anni fa, meno male. Quello è veramente esagerato. Però insomma abbiamo. Tu puoi fare dei danni, ecco. Rendersi conto che una parola fuori posto su un prodotto, tu fai danni, danneggi un'azienda, le persone che ci lavorano e tutto quanto. E questo perché magari? Perché a me piace un suono più brillante, per dire, un suono più morbido, cose del genere. Io posso dire quello che piace a me, insomma, dire la merda, insomma. Per cui mi dici cose che non mi sono piaciute. Allora, guarda, il 90% dei giradischi non mi piacciono, perché sono mollacchioni, tutti. Cioè, c'è Technics che fa la trazione diretta, Nagra ha fatto un giradischi che, per carità, con quello che costa è fuori comunque categorie, comunque suonerà sicuramente come una trazione diretta, cioè suona con la precisione di una trazione diretta. Il resto è noia. No, non mi piacciono, io non li vorrei neanche regalati, però questo a dire che fanno schifo, no, questa forse è una questione di vecchiaia, forse, forse 30 anni fa non avrei risposto così, però. Comunque ti ringrazio per la tua visione autorevole su questa fiera, ci rincontreremo a Roma presto. Senza per un'altra... Con cui poi coinvolgeremo anche il pubblico da casa. Coinvolgeremo il pubblico da casa, volentieri. Ok, grazie a tutti. Ciao.